Quando ho cominciato Genitori cercasi di Vitali, ho strabuzzato gli occhi, le scene andavano a velocità supersonica. Due si incontrano su un tassista, poi decidono improvvisamente che vogliono sposarsi, ma non hanno tempo per la ricerca, quindi chiedono a questo stesso tassista di farsi mediatori con una donna che casualmente stava vicina a loro, tutti presi comunque dal far soldi, dal fare degli affari, non si riconoscono ma comunque si sposano, decidono di fare un figlio ma questo figlio non lo guardano. Stavo per abbandonarlo, perplessa, quando ho avuto un'illuminazione. Questa è un'enorme allegoria. Il tassista è internet, a cui ormai abbiamo delegato ogni nostra scelta, ogni presente, mediatore di qualunque cosa, punto di riferimento unico di un'esistenza, la nostra, che va a tutta velocità, in cui non abbiamo il tempo per guardarci indietro, non abbiamo il tempo per riflettere sulle nostre scelte e per dare importanza a quel che è. Quel che è veramente importante, il figlio, che poi è il protagonista della storia, praticamente non viene visto mai dai genitori. Viene affidato al tassista, che a sua volta trova una babysitter a ora, che non ha nessuna passione per i bambini. Quando deve studiare trovano un maestro che non sa nulla, ma che gli fa i compiti, perché questa è la cosa più importante. Poi va nel frattempo il mondo impazza e a scuola si studiano cose tipo la camuta, non possiamo più chiamarla così perché è discriminatorio nei confronti della lettera, nessuna sostanza, e questo bambino, a furia di non essere visto, comincia a impallidire fino alla trasparenza, e il riferimento è al Cavaliere Inesistente di Calvino, molto chiaramente. Chi si accorge che questo bambino sparisce? Praticamente nessuno, ma il tassista, che lo porta ai medici, trova tante figure di uomini che sono la critica più radicale del medico Vitali alla medicina contemporanea. C'è chi lo guarda dal buco della serratura, sono le immagini online, le visite online naturalmente. C'è chi non lo guarda, guarda le carte e prescrive sciocchezze. Ce n'è solo uno che lo fa spogliare, lo guarda e descrive che questo bambino è trasparente perché non è amato. Lo prendono per pazzo, naturalmente. Chi fa il proprio lavoro qui è sempre preso per pazzo. Come poter monetizzare però questa caratteristica di questo bambino? Il libro va avanti tra mille colpi di scena che, una volta capita la chiave allegorica, diventano divertentissime, in cui praticamente il gruppo dei ladri, per farsi giustizia, va al tribunale. Il tribunale è corrottissimo. I soldi vengono valutati a peso perché vengono presi per essere spesi. I soldi non sono un problema, se ne fanno cumuli. L'unico che saprà che farsene è proprio questo tassista, perché è l'unico che, avendo letto un libro, ha capito quale direzione dare alla propria vita. È un romanzo che ti fa riflettere, a patto di leggerlo nella giusta chiave.